Salve a tutti ragazzi e oggi ben ritrovati anche in questo nuovo video. Appunto oggi si presenta un nuovo mod su Farming Simulator 2013 e niente, oggi presentiamo qui un bel Fiat 16090, appunto da scaricato dal sito LS 2013, che sarebbe quello di FLS, quel sito dove scarichi tutte le mod. Niente, vabbè, il link è tanto in descrizione. È comunque bello, fatto bene, come anche l'altro Fiat che avevo. È un po' simile a quello lì che avevo, che sarebbe il 190 80, vabbè, qualcosa, ma questo in verità è un altro modello, come vedete da come è fatto. Anche vedete anche bene. Scusate. Vedete, questo si chiama il Fiat 16090 Turbo DDT, veramente è fatto bene, è un po' vecchiotto, vabbè, i Fiat così sono così. Vabbè, comunque vedete, è fatto anche bene, le rifiniture, tutto quanto, Fiat Agri, la marca, vabbè. E niente, anche vedete, il dentro, ovviamente è stile un po' antico, deve essere così. Vedete adesso è anche bello perché con Y si accende, come anche quello lì invece che avevo già il 190-80 stava sempre così. Però vabbè, comunque è carino, vedete anche come gli interni, certo è un mezzo un po' antico, però comunque come vedete tutto interno. Niente, vedete, c'è una prova adesso, vabbè, comunque si è veramente fatto bene, devo dire quando si sta camminando, vedete, se io ci sono anche fari lampeggianti anche qui, e niente, fatto così, vedete, bello, studente. E niente, eccolo qua. Beh, via, come vedete qui è questo qui, non so che c'entra metterci la coppia di farlo, non lo so, vabbè, comunque chi l'ha fatto non so mai. Beh, comunque questa è praticamente la coppia di mezzi originali della Deus. Vabbè, comunque chi ha fatto questa mod ci sapeva un po' come metterci, però secondo me dovrò metterci un'altra cosa da Fiat, se non so fare che cosa c'entra con Fiat. Comunque questo qui non è la proposta, cioè è una mod fatta bene un po', però secondo me c'è il qui per questo negozio a vederla 9 € e c'è un po' di un altro, però vabbè, comunque alla fine non è molto importante quello, anzi costa 9 €, quindi ecco, volendo, se volete comprate quanto ne volete, tanto questo è 9 € e non lo posso utilizzare, eccetera, anche a poco però vabbè, tutto sommato sarebbe da fare una beta che ho fatto questa volta, da sistemare tutto, immagino mettere un e poi ovviamente ecco l'immagine e qui alzare il pezzo perché per anche un punto reale perché sinceramente è comunque adesso c'è una prova di un carro e vabbè studente con quell'altro a confronto, ora che vuoi fare un profumo differente scelto tra quell'altro sarebbe ecco il 1890, certo voi vedete un'immagine come questa proposta. Allora ragazzi, scusate molto, mi scuso veramente, un'altra volta è successo, mi è crashato tutto Farming, non so come mai oggi mi crasha, e vabbè, veramente guardate questi crash, li odio proprio di un tratto. Ho riaperto un'altra volta, poi è già il secondo test mod che succede sta cosa, e vabbè, lasciamo perdere. Ecco, era rimasto a farvi vedere la differenza un pochettino dal 180-90, certo
180 è fatto meglio e si vede. Però vabbè, comunque anche questo è fatto bene, da migliorare come dicevo la fuori immagine. E c'è quella lì perché ovviamente il deus non c'entra niente e niente. Ma comunque ecco, vedete, rispetto a quello di 180-80 non cambia molto, tanto è quasi 4% in più c'è, però vedete sono tutti due uguali, cambia solo il colore del più chiaro, vabbè. Però ecco, comunque vedete, le figure alla fine sono un po' le stesse. Questo si vede che è un po' più vecchio perché non è fatto, vedete, così. Comunque ecco niente, sono due bei trattori, comunque ecco anche questo è fatto bene. Quindi ragazzi, link in descrizione, scaricatelo, certo il prezzo è un po' basso e vabbè, però è tutto fatto bene. Niente ragazzi, per questo test mod è tutto. Ah, poi volevo dirvi che penso che vado una settimana in vacanza dei video che sto facendo. Bene, non ve ne lascerò tipo 7, comunque questa settimana non ci vado, però non ve ne lascerò un giorno, ma 3-4, quindi adesso vado solo, mi sto recuperando un po' di video, quindi ragazzi, scusate se adesso non finite di video, ne so, dal 5 fino al 16, dal 13 al 12, non vi faccio vedere, sentire nella pagina, eccetera, eccetera, ma comunque pubblicherò i video uguale, poi non mi faccio PC, però comunque mi pubblico prima, dopo mi metto in privato ovviamente, mi metto in privato e poi li pubblico pian piano, quindi pubblicherò 3-4 se non sto facendo, però faccio per il mondo. Non so, adesso sono in vacanza io infatti, magari adesso io lo scrivo sto facendo, adesso sono partito già, non lo so, vabbè,